Paolucci, mentre i problemi dell'ospedale di Sulmona sembrano cominciarsi a risolvere, anche se non sono tutti convinti, medici e paramedici. Intanto sta per venire fuori l'ospedale nuovo a Sulmona, ecco. Non mi sembra poca cosa. Il sindacato in questi giorni nuovo. Però ha posto il problema del personale, ci sono tagli al personale che rischiano veramente di mettere in seria difficoltà il funzionamento di reparti e servizi. A dir la verità abbiamo fatto un incontro con i sindacati, voglio ringraziare il sindacato già qualche giorno fa, nel quale abbiamo non soltanto stabilito le risorse per procedere a un investimento sulle risorse umane, ma anche individuato un cronoprogramma di lavoro per arrivare nel momento in cui faremo partire i concorsi del comparto, quindi per infermieri e per ossa, una serie di indirizzi, dalle stabilizzazioni al grande tema dei precari, e penso che arriveremo entro fine luglio a siglare certamente un importante accordo con loro, quindi da questo punto di vista mi sembra che abbiamo già fatto un passo avanti. Per quanto riguarda invece i reparti e servizi dell'ospedale Santissima Annunziata? Mi sembra che la Regione ha risposto bene sulla programmazione, onestamente. È un presidio che sui tempo dipendenti si disloca con la presenza di tutti e tre i percorsi tempo dipendenti, da quello del trauma a quello del cuore, finalmente, perché lo abbiamo inserito noi, anche a quello della testa. E quindi credo che sia stato fatto un buon lavoro, tenuto conto che il grande tema di avere una anatomia, io dico, cioè delle infrastrutture obsolete nei presidi ospedalieri di questa regione, perché concepiti negli anni 60, 70, Sulmona invece abbia trovato la prima positiva risposta, perché abbiamo finalmente realizzato la prima parte del presidio e abbiamo anche sostanzialmente trovato le risorse per la seconda. In quest'ultima settimana si è riproposto il problema dell'ala vecchia dell'ospedale che non ha sicurezza. È quella con la per la quale abbiamo intenzione di intervenire. Ecco, per la quale questo governo regionale sta per siglare un accordo di programma, perché le risorse sono arrivate. Il sindacato sempre però ha presentato le sue perplessità sul fatto che gli ambulatori, i servizi dell'ala vecchia vengono collocati adesso nelle palazzine accanto. Su questo punto io sono sincero, su questo punto mentre in costruzione l'ospedale nuovo. Su questo punto va interrogata la ASL. Allora, la Regione fa una programmazione dei posti letto da attivare per quanto riguarda il presidio. Individua e programma le risorse per costruire nuovi ospedali, tutta la gestione degli spostamenti è demandata alle aziende territoriali, ovviamente. È corretto che sia così. Grazie.